Buon pomeriggio, un buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara perché la regione Abruzzo lancia l'operazione Verità sull'ex COFA e l'ex FEA di Pescara, che verranno valorizzati ma non venduti. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti, vediamo. La delibera, le delibere, gli atti amministrativi della Regione riguardano la valorizzazione del patrimonio regionale. La vendita è un atto successivo, finale, a una serie di procedimenti e provvedimenti che mettono in risalto, come dire, la valorizzazione dei beni, quelli regionali, per poter renderli fruibili per la collettività. In che modo? Innanzitutto interloquendo con gli enti locali dove i beni sono allocati. E questo vale tanto per dirne qualcuno, per citare qualcuno, l'ex GIL di Chieti, dove l'università vi ha installato un bellissimo museo, vale per l'ex GIL dell'Aquila che è stato dato al Science Institute del Gran Sasso, o anche a quello di Teramo che vi ha fatto la casa dello sport. Altrettanto faremo o farà la Regione per tutti i beni pubblici per poterne valorizzare al massimo la loro utilizzazione. Tutta una serie di proprietà che non può restare, come dire, abbandonata e in taluni casi oggetto anche di occupazione illegittima. Allora, quando si fa un piano di valorizzazione, la legge, la 112, che non riguarda solo la Regione Abruzzo, ma riguarda tutti gli enti locali, sono tenuti a redigere un conto di quello che è il valore del proprio patrimonio. E per fare un valore va anche scritto quanto valgono. Quindi il patrimonio dell'ex COFA o dell'ex FEA hanno un loro valore intrinseco. Che cosa accade? Tanto per restare nella città di Pescara, ex COFA? Non c'è assolutamente una vendita perché nella stessa delibera c'è scritto che la procedura anche di valorizzazione è sospesa poiché c'è una interlocuzione con il Comune di Pescara che deve risolvere alcuni problemi rispetto urbanistici rispetto all'insediamento che bisogna fare. Ex FEA? Ex FEA c'è scritto nella stessa delibera che è in atto un avviso pubblico. Mercoledì 20, credo, il Servizio Patrimonio della Regione Abruzzo procederà alla gara pubblica con il soggetto che è rimasto, è un'associazione di Reggio Emilia, per la valorizzazione di quel bene ai fini turistici, culturali e quant'altro. Quindi si tratta di valorizzare i beni e poi alla fine, quando ciò non è possibile, anche la possibilità di vendere. Ma certamente né COFA né ex FEA sono nella disponibilità di una alienazione a chi che sia. Cronaca adesso e ci spostiamo a Teramo. Aggressione a tre agenti di polizia penitenziaria da parte di un detenuto ieri sera nel carcere di Castrogno, per l'appunto a Teramo. Lo rende noto Mauro Nardella, segretario confederale UIL Adriatica Gran Sasso, che nell'esprimere solidarietà al personale aggredito torna a sottolineare in una nota la necessità di integrare per l'appunto il personale. Gli agenti malmenati, afferma Nardella, sono stati immediatamente condotti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Teramo. C'è stato il reale rischio di ben più gravi conseguenze se non ci fosse stato l'intervento di un altro detenuto. Il prefetto e il provveditore recentemente interpellati per dirimere la preoccupante situazione teramana, aggiunge Nardella, hanno fatto trapelare l'ipotesi di un realistico intervento in fatto di integrazione di nuovo personale. La speranza però, conclude l'esponente sindacale, è che alle parole poi seguano anche i fatti. Cambiamo argomento adesso. La direzione aziendale della Honeywell di Atessa ha confermato nella riunione di ieri a Roma i licenziamenti avviati lo scorso 8 giugno. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che scriverà alla capogruppo americana per chiedere il ritiro del provvedimento e la copertura economica e contributiva dei 2 mesi scoperti a partire dal 2 aprile scorso per la mancata approvazione della CIGS. E intanto è scontro aperto anche con i sindacati che sperano nella reindustrializzazione del sito produttivo. Vediamo.
La direzione aziendale della Honeywell di Atessa ha confermato a Roma i 263 licenziamenti comunicati via lettera all'indomani dell'incontro tenuto al Mise il 4 giugno scorso. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il proprio disappunto annunciando che scriverà alla capogruppo americana Honeywell per chiedere il ritiro del provvedimento. Al contempo, dal Dicastero di Via Vittorio Veneto è stata chiesta la copertura economica e contributiva dei 2 mesi rimasti scoperti a partire dal 2 aprile scorso per la mancata approvazione della CIGS. Tutto questo lo si apprende da fonti sindacali. Appena arriverà la risposta dalla multinazionale americana, il Mise convocherà di nuovo il tavolo negoziale che vede impegnati anche i sindacati di categoria di CGL, CISL e UIL. Presente a Roma anche la Regione Abruzzo con il vicepresidente Giovanni Lolli e il consigliere regionale Antonio Innaurato, presidente della Commissione Attività Produttive. La proposta avanzata è quella dell'utilizzo di fondi europei per la formazione dei dipendenti rimasti, proposta tuttavia legata alla prevista e auspicata reindustrializzazione del sito produttivo di Atessa. Finora sono state presentate soltanto lettere di intenti per 3 progetti in ambito automotive. Andiamo a Montesilvano adesso, borse, occhiali e scarpe contraffatte, poi giocattoli sprovvisti dei regolari marchi CE. Questo è il risultato di 2 operazioni di contrasto al commercio abusivo eseguite questa mattina proprio a Montesilvano. 5 operatori della polizia locale, coadiuvati dalla guardia costiera, sulla spiaggia hanno sequestrato borse e giocattoli. Contestualmente sono state elevate anche 2 sanzioni per un totale di 10.328 euro. Una seconda operazione è stata eseguita dalla polizia locale al mercato di piazza Indro Montanelli, dove sono stati sequestrati occhiali e scarpe contraffatte. Abbiamo argomento adesso, un'emergenza da superare al più presto. Questa è la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che ha parlato dell'esistenza nell'ospedale di Pescara di 2 acceleratori lineari per la radioterapia oncologica, di cui 1 vecchio che andrebbe sostituito al più presto. Consigliere Pettinari, questa mattina arriva una denuncia che riguarda l'ospedale di Pescara, la presenza di 2 acceleratori lineari nel reparto di radioterapia oncologica, 2 macchinari di cui 1 vetusto che andrebbe assolutamente sostituito, l'altro all'avanguardia e è pienamente funzionante. L'assurdo è che il Presidente Alfonso e l'Assessore Paolucci hanno sbandierato ai 4 vendi che erano pronti il finanziamento ministeriale, ci sono i soldi, 6 milioni di euro per l'ammodernamento delle radioterapie abruzzesi, di cui 2 milioni di euro dovrebbero essere destinati alla ASL di Pescara, nonostante ciò non procedono all'appalto per la sostituzione del vecchio macchinario. Inoltre bisogna dire che il nuovo macchinario ha tecnologie all'avanguardia e molto meno impattante sugli organi a rischio, e mi fermo qui. Oltre a questo, la cosa che fa veramente rabbia è che mentre acquistavano il 2° acceleratore lineare si depotenziava e declassava la radioterapia oncologica di Pescara da UOC a UOSD, da unità operativa complessa a unità operativa semplice dipartimentale, perdendo il primario, perdendo un centro di costo importante. Non solo, diminuivano del 15% l'organico. Il personale, quindi aumenti di un'apparecchiatura, declassi la struttura e diminuisci il personale. Questo è veramente assurdo e allucinante. C'è una brachiterapia che è stata donata dagli canadesi all'ospedale di Pescara per trattare i tumori ginecologici, e è arrivata, non è stata mai messa in funzione, forse è nascosto in qualche sotterraneo. Vorremmo anche che si attivasse immediatamente questa apparecchiatura per non sperperare soldi pubblici, e quindi chiediamo al Presidente Alfonso e all'Assessore Paolucci di sostituire immediatamente l'apparato vecchio obsoleto di radioterapia, soprattutto a salvaguardia degli utenti oncologici, perché questo meritano gli utenti. La campagna Plastic Free, lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica, è approdata anche in Abruzzo. Questa mattina in piazza Primo Maggio c'è stata la mostra Il mare del futuro, un'iniziativa del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. Vediamo.
Rifiuti in mare, la denuncia del WWF è davvero molto forte, queste immagini parlano quasi da sole, Caserta. Sì, raccontano un po' quella che è la nostra vita, perché qui ritroviamo effettivamente tutto quello che in qualche modo pensiamo di buttare e che però arrivando al mare poi ci ritorna sulla spiaggia. Il 95% del materiale che viene trovato in mare è plastica, è formato da plastica, quindi questo prodotto che era nato per durare nel tempo che noi invece usiamo per dei prodotti usa e getta, e quindi una volta che lo gettiamo poi se non viene recuperato correttamente noi ce lo ritroviamo praticamente per decine e decine di anni in natura. Tenga presente che il mar Mediterraneo rappresenta l'1% delle acque del mondo, le acque marine del mondo, e ha il 7% delle plastiche. Noi siamo particolarmente colpevoli anche rispetto ad altre realtà, altre comunità, perché gettiamo veramente tanta plastica. Quello che vedete qui stamattina è semplicemente una piccola selezione, avremmo potuto portare molto molto di più, perché sul mare si trova veramente di tutto e bisogna cambiare mentalità. Alcune delle cose che troviamo con maggiore abbondanza sono le reti abbandonate, quelle che si usano per esempio per l'allevamento dei mitili, delle cozze, poi vengono buttate a mare. Troviamo tantissimi pezzi di ombreggi, di quelle cosiddette palme che una volta venivano realizzate con mezzi vegetali e non creavano problemi, oggi sono tutte in plastica, bisogna tornare al passato perché quelle microplastiche vengono buttate, piccole plastiche, finiscono sulla sabbia, poi finiscono in mare, poi finiscono in bocca ai pesci e alla fine nel nostro stomaco. È assolutamente necessario invertire questa tendenza. Noi come WWF abbiamo lanciato proprio in questi giorni una petizione che può essere firmata sul sito wwf.it per chiedere al nuovo governo e al Parlamento innanzitutto di fare delle leggi in Italia che vadano nella riduzione della produzione e del consumo di plastica per i prodotti usa e getta, e poi di spingere affinché venga effettivamente approvata in tempi brevi la nuova direttiva presentata a maggio, che vieterà in tutti gli stati membri 10 prodotti di questo tipo, 10 prodotti quindi monouso in plastica, che purtroppo poi recano tutti questi problemi. I rappresentanti di Italia Nostra e Archeo Club questa mattina nel corso di una conferenza stampa hanno denunciato l'inarrestabile cancellazione del patrimonio storico architettonico nella zona sud di Pescara. Vediamo. Oggi nella sede di Italia Nostra a Pescara c'è questa importante conferenza stampa per denunciare quello che accade nella zona sud della città, Presidente. E noi abbiamo scoperto tardivamente anche che si stava intervenendo per l'abbattimento di due villette storiche per costruire invece due palazzine, ciascuna delle quali con 4 appartamenti. Il che sta a significare che c'è stata una previsione progettuale di innalzamento ed allargamento delle attuali volumetrie, grazie al famoso decreto sviluppo che avrebbe consentito questo tipo di intervento in determinate zone non di pregio come sono quelle della Pineta, tra l'altro vincolate paesaggisticamente, che però non sono state ulteriormente tutelate dal Comune, perché il Comune avrebbe dovuto con un'altra delibera intervenire specificamente per motivare questo tipo di tutela che invece non c'è stata. Non si è pronunciata la soprintendenza, che pur aveva vincolato queste villette insieme a tutto il paesaggio, ma non è intervenuta nello specifico. Voi parlate di depauperamento di questo patrimonio immobiliare artistico e di pregio di Pescara. Sì, ma d'altra parte è il patrimonio che sussiste ancora, no? Rispetto alle Villa Liberty che ci sono state nel periodo d'Annunziano, no? La presenza del Cursal, attualmente Exaurum, è ciò che rappresentava tutto il paesaggio della litoranea, che praticamente sta andando in malora, non soltanto per motivi di costruzioni improprie che si stanno elevando nella zona, quanto invece anche per l'indifferenza anche rispetto al modo di tutelare non soltanto il paesaggio ma anche il patrimonio architettonico esistente nella zona. Torniamo a Lanciano adesso, perché prenderà il via il prossimo 23 giugno il progetto A Mano, ideato e promosso dalla Onlus Social Frentano Sangro, appunto di Lanciano. L'iniziativa vuole sensibilizzare sul tema della demenza senile e dell'Alzheimer. Vediamo.
Sono in crescita in Italia, secondo i dati Istat del 2017, le demenze senili e l'Alzheimer, la più comune forma di demenza degenerativa che si manifesta soprattutto dopo i 65 anni. Per aiutare pazienti e famiglie in un percorso a forte impatto emotivo è nato il progetto A Mano, promosso dall'Aulus Social Frentano Sangro di Lanciano. Il progetto prenderà il via il 23 giugno con una giornata informativa sull'Alzheimer che si svolgerà nella sede della Onlus, la psicologa Libera Diana. Nella prima fase faremo un incontro di presentazione del progetto il 23 giugno presso l'associazione Social Frentano Sangro in via per Fossa Cesia 168 e Lanciano. Una seconda fase prevede comunque un ciclo di incontri informativi formativi su come ad esempio rapportarsi con la persona con demenza, su come interiorizzare anche i vissuti emotivi che derivano comunque dal convivere con una persona con demenza, e tratteremo anche aspetti più informativi come ad esempio delle nozioni proprio sulla psicopatologia e sull'eziopatologia dell'Alzheimer. Inoltre sarà possibile usufruire di uno sportello di sostegno psicologico e di gruppi di automutuo aiuto, ed infine per il malato di Alzheimer vi è la possibilità comunque di usufruire delle sessioni di stimolazione cognitiva che hanno l'obiettivo di mantenere quelle abilità residue della persona e di stimolare quelle deficitarie. Presentato questa mattina nella sala Aternum di Palazzo di Città a Pescara il contest collegato alla Notte Bianca dell'Adriatico 2018 che si terrà il 14 luglio e di parte degli eventi compresi. Annunciato anche il concerto di Loredana Bertè. Grandi eventi a Pescara, si parla della Notte Bianca, in questo caso forse l'evento clou dell'estate del capoluogo adriatico, ci sarà il 14 luglio, questa mattina avete però annunciato, assessore Cuzzi, il contest di questa manifestazione e soprattutto un grande nome che arriverà quest'estate a Pescara. Siamo giunti alla quarta edizione, abbiamo avuto delle edizioni molto partecipate, oltre 200.000 persone per questo straordinario evento che promuove la vocazione turistica della città e si sviluppa su 9 km di costa per l'occasione interamente pedonalizzate. Oggi abbiamo annunciato questo contest che ha l'obiettivo di rendere virale e più social questo grande appuntamento, raggiungibile appunto dal sito nottebiancadell'adriatico.com. Il contest si chiama Scatta e vinci la Notte Bianca, ci saranno dei premi appunto per coloro i quali si faranno una foto dal portale, la condivideranno su Facebook con l'hashtag Notte Bianca dell'Adriatico, e quindi si vinceranno dei biglietti per i concerti di Coez, Negrita e Renzo Arbore, delle cene nei migliori ristoranti della città e dei pernottamenti nelle strutture alberghiere sempre per il 14 luglio. Inoltre sarà possibile avere anche dei pass speciali per accedere nell'area backstage dei principali concerti. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato i primi artisti che intratterranno un pubblico di giovanissimi, come Fra Quintale nell'area eventi COFA con il concerto di Fra Quintale, avremo il rapper Noyz Narcos nell'area della UAI, e oggi abbiamo annunciato anche il nome, lo straordinario concerto di Loredana Bertè all'Arena del Mare, spiaggia della Madonnina. Inoltre abbiamo invitato con una lettera i 46 sindaci della provincia di Pescara, appunto perché la Notte Bianca si pone l'obiettivo di promuovere l'intero territorio regionale e provinciale, quindi li inviteremo a partecipare gratuitamente a questa straordinaria manifestazione per promuovere la loro cultura, le loro tradizioni, i loro eventi e anche le eccellenze enogastronomiche. Dal 21 al 24 giugno nella piazza centrale di Campli, dunque siamo in provincia di Teramo, torna la 10ª rassegna dei prodotti tipici camplesi e la nota festa delle fregnacce. L'iniziativa è curata dall'associazione La Traversa Insieme con il patrocinio del Comune di Campli. Giunta la 10ª edizione, torna la rassegna dei prodotti tipici camplesi e festa delle fregnacce, piatto tipico locale ed elemento identificativo per la comunità di Campli. All'insegna della buona e sana cucina, la kermesse gastronomica offrirà l'occasione di degustare i prodotti tipici locali a chilometro zero come primi piatti a base di fregnacce, appunto, condite con semplice sugo fresco o in bianco con cacio e pepe, inoltre arrosticini, salsicce, fritti misti e tarallucci con vino cotto della zona. Tre anni fa circa
Abbiamo rilanciato questo piatto della cucina povera nei nostri luoghi, un piatto che era quasi sparito dalle nostre tavole, e io l'ho riproposto durante uno show cooking. Ho avuto pure l'ardire, insomma, di fare le fregnacce in piazza, e quindi sono particolarmente grata a questa associazione che poi ha preso questo piatto e l'ha riportato in auge attraverso la sagra. Abbiamo puntato su questa specialità culinaria perché abbiamo riscontrato un successo abbastanza grande, ecco. E oltre a queste fregnacce, che le facciamo di due tipi praticamente, rosse col pomodoro e basilico semplici, e bianche cacio e pepe, con alcuni altri ingredienti che sono dei segreti delle nostre, diciamo, cuoche, che rifanno proprio esclusivamente con le loro mani, in produzione specifica nostra. La manifestazione enogastronomica è prevista nella piazza centrale della località La Traversa di Campli, organizzata dall'associazione La Traversa Insieme con il patrocinio del Comune di Campli. Alcuni giorni quindi molto importanti per tutto il Comune di Campli, quindi invito tutti a partecipare. Ringrazio l'associazione e tutti gli sponsor che hanno permesso e permettono appunto questa iniziativa che si ripete negli anni. L'iniziativa si concluderà poi la domenica con una camminata e con la passeggiata in bici grazie a Monti Gemelli Bike, quindi alcuni giorni veramente importanti per il nostro territorio. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con la Serie B e con il Pescara, perché al di là delle tante voci di questi giorni, il mercato del Delfino entrerà nel vivo solo dopo che sarà superata la fase dei diritti di riscatto. La prossima settimana, dal 18 al 20 giugno in particolare, le società possono decidere se esercitare o no le opzioni sui giocatori. In seguito le strategie di mercato potranno decollare. Andrea Costantini. Quella che sta per arrivare sarà una settimana molto importante di calciomercato. Da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno le società avranno l'opportunità di esercitare il diritto di riscatto sui calciatori. Da giovedì 21 a sabato 23 giugno sarà invece il momento dei controriscatti. Insomma, la prossima settimana aiuterà a fare ulteriore chiarezza sulle strategie di mercato ed anche il Pescara è pienamente coinvolto. Dario Zuparic, dopo un anno e mezzo di prestito, sarà riscattato dai croati del Rijeka per una cifra che si aggira sugli 800.000 euro. Il pezzo pregiato di questa fase è però Ahmad Ben Ali. C'è attesa per vedere se il giocatore anglo-libico continuerà ad essere un calciatore del Delfino a tutti gli effetti o se, eventualità più probabile, il Crotone eserciterà l'opzione per 1,3 milioni di euro. Probabile che i pitagorici effettuino l'investimento per poi guadagnare sull'operazione rivendendo Ben Ali ad un club di Serie A. In corsa ci sono Cagliari, Spalle e Genoa. Il mancato riscatto di Francesco Zampano da parte dell'Udinese farà invece innescare l'iter per l'operazione col Genoa, che coinvolge anche Riccardo Fiamozzi, che diventerà un giocatore biancazzurro. Pescara, che d'altro canto non eserciterà le opzioni per gli esterni Filippo Falco, che tornerà al Bologna, e Kevin Arthur Yamga, che tornerà al Chievo Verona. Come detto nei giorni scorsi, c'è una chance per il riscatto di Machin se la Roma dovesse concedere uno sconto rispetto al prezzo fissato di 1,5 milioni di euro, altrimenti si lavorerà al rinnovo del prestito. Il Delfino guarda anche le dinamiche altrui, in particolare quella legata a Federico Melchiorri. Se l'attaccante non dovesse essere riscattato dal Carpi, tornerà al Cagliari e a quel punto il presidente Sebastiani potrà sferrare l'attacco per riportare in riva all'Adriatico il centravanti marchigiano, che gradirebbe e tanto un ritorno a Pescara. Insomma, giorni cruciali per dare impulso al mercato. Basti dire che la permanenza di Zampano e l'operazione col Genoa permetterebbero al Pescara non solo di garantirsi Fiamozzi, ma anche di acquisire in prestito l'esterno Riccardo Improta, nell'ultima stagione al Bari, e l'attaccante Raul Asensio, lo scorso anno ad Avellino. Più difficile avere un altro genuano, Leonardo Morosini, un po' perché sul giocatore c'è anche il club che lo ha lanciato, il Brescia, un po' perché è un trequartista e mal si sposerebbe col modulo di riferimento di Pillon, il 4-3-3. In Serie C le questioni societarie a Teramo si intersecano con le dinamiche di mercato. Le trattative sotto traccia tra Campitelli e Candeloro vanno avanti, ma novità si avranno solamente dopo il fine settimana. Vediamo. Tra mercato ancora fermo e una situazione societaria ancora tutta da sbrogliare, il Teramo vivrà questo fine settimana di metà giugno diviso tra le due questioni fondamentali e che hanno riflessi a cascata l'una sull'altra. Perché gli incontri tra Campitelli e Candeloro di qualche giorno fa ormai non sono più un mistero, ma per eventuali sviluppi bisognerà attendere ancora. Gli aspetti dell'eventuale accordo sono sulle rispettive scrivanie per poter essere valutati, modificati nel caso prima della stretta finale positiva o negativa.
probabilmente la prossima settimana dovrebbe portare sviluppi, ma inevitabilmente questa situazione per il momento sta frenando il mercato giocatori. Definito ufficialmente lo staff tecnico che affiancherà Giovanni Zichella, adesso sarebbe tempo di iniziare i primi movimenti. Qualcosa è stato buttato giù, ma dallo sviluppo e dagli equilibri societari passa la disponibilità economico-finanziaria per investimenti più o meno sostanziosi. Capitelli ha sempre detto di voler allargare la base e in questo frangente un'opportunità adesso ci sarebbe. Per quanto riguarda i senatori della Rosa, che hanno i contratti più pesanti, non è un mistero che potrebbero fare, non tutti, le valigie per altri lidi, se Capitelli dovesse rimanere ancora da solo al timone del Teramo. Questo per cercare di ridurre l'impatto sui conti biancorossi. Con un aiuto esterno invece non ci sarebbe più la necessità opprimente di abbassare i costi dell'organico, con la possibilità, ad esempio, di trattenere Caidi e Amadio, che allo stato attuale sembrano i maggiori indiziati a lasciare il biancorosso. Ma anche con loro non sono stati affrontati discorsi di alcun tipo, perché tutte le energie della dirigenza in questo momento sono proiettate altrove. Solamente dopo aver chiarito l'organigramma con cui ci sarà l'avvio della stagione, anche con i calciatori ci si siederà a tavolino con idee più chiare. Ma qualche occasione inevitabilmente sfugge, ad esempio San Domenico, che il diavolo avrebbe voluto tenere anche l'anno prossimo dopo il buon impatto da gennaio in avanti, potrebbe accasarsi a Catanzaro, che lo ha espressamente richiesto per rinforzare la batteria di esterni d'attacco. Dunque potrebbe non esserci un San Domenico bis in biancorosso, con il Teramo che sarebbe costretto poi a scandagliare il mercato alla ricerca di profili simili. Tornerà invece Riccardo Barbuti dopo il prestito a Gavorrano terminato con la retrocessione in Serie D della formazione toscana. Il Teramo non sembra contare però sull'attaccante, che ha il contratto in scadenza solo nel 2019, ma piazzarlo altrove significherebbe trovare una formazione che se ne accolli lo stipendio o almeno una parte, col Teramo che ne assicuri il restante. I giocatori in scadenza a giugno invece andranno tutti via, probabilmente con qualcuno, per esempio Milillo, potrebbe essere fatto un discorso differente, ma per una linea più marcata ci sarà da attendere, almeno che le strategie societarie siano meglio delineate. E a proposito di Serie C, interpellato sulla questione seconde squadre, il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, esprime tutte le sue perplessità. Il progetto dovrebbe essere condiviso e non imposto dall'alto, ha detto il massimo dirigente della Terza Lega Nazionale. Le seconde squadre che sono state quasi d'imperio inserite in questo progetto per la prossima stagione, qual è la presa di posizione del presidente Gravina su questo atto del subcommissario Costa Curta? Ma la mia presa di posizione è ben nota da tempo. Il progetto seconde squadre è un progetto che io avevo inserito nel mio programma, nella mia piattaforma programmatica. Condivisa, è un progetto molto valido, ma è un progetto complesso, molto articolato, che va calato nella realtà con molta attenzione, va gestito con molta cautela. Ho la sensazione che questa partenza rapida, devo dire anche abbastanza improvvisata sotto molti aspetti, credo che coglierà un po' tutti di sorpresa. La mia preoccupazione è che si parte non con piede giusto e soprattutto il rischio che va a inficiare da un lato l'interesse del progetto e dall'altra va a offendere di fatto la dignità del progetto seconde squadre. Scendiamo in Serie D adesso. In questa settimana la Vastese ha inserito due importanti tasselli per l'attacco, con la firma di Giordano Napolano e la conferma di capitan Nicola Fiore. Ad Avezzano il presidente Paris lavora per la permanenza di Dos Santos, qualche incognita per San Nicolò e Giulianova, mentre all'Aquila il manager romano Gianluca Ius cala l'asso Bruno Conti, ma il passaggio di quote è tutt'altro che scontato. Sarà una Vastese dall'attacco ricco di fantasia quello che affronterà il prossimo campionato di Serie D. In settimana Giordano Napolano infatti si è legato al sodalizio biancorosso e proprio a Vasto ritroverà come tecnico Ottavio Palladini. I due hanno lavorato insieme a San Benedetto del Tronto facendo grandi cose e sperano di ripetersi anche con la Vastese. Un altro colpo messo a segno dal presidente Franco Bolami è la permanenza del capitano Nicola Fiore, che taglierà il traguardo della sua settima stagione in maglia vastese con Fiore e Napolano,
un mancino e un destro rispettivamente. Palladini avrà due specialisti micidiali dei calci di punizione. Guai a fare fallo nei dintorni dell'area di rigore. La società ora tenta di trattenere il portiere Camerlengo e il difensore Viscardi. Circa l'uomo gol, il sogno è il ritorno di Umberto Prisco, ma non si esclude una permanenza del bomber dell'ultima stagione, Vito Leonetti. Ad Avezzano prosegue la vendita delle tessere socio-sostenitore per alimentare la speranza di ripescaggio, che passerà per la presentazione della domanda. Intanto il patrone Gianni Paris ha incassato anche l'ok per la permanenza dell'attaccante Lorenzo Di Curzio ed ora sta lavorando per la conferma più attesa, quella del bomber brasiliano Matheus dos Santos. Andranno via alcune seconde linee come Acatullo, Cesai e Priorelli. Da verificare invece la situazione del gioiellino Michael Deramo, sul quale svariate squadre di pro hanno messo gli occhi. Sarà una stagione con tante conferme anche a Pineto, dove si ripartirà dal tecnico Daniele Amaulo per proseguire il percorso di crescita già intrapreso negli ultimi anni. Tanti big resteranno e c'è un sogno, l'attaccante Marco Sansovini, che ha l'ultimo anno di contratto con il Pescara e potrebbe essere girato al Pineto visti gli ottimi rapporti tra i presidenti Sebastiani e Brocco. Pineto che applaude anche alla bella stagione della Juniores di Serie D, che è arrivata ad un passo dalla finale, negata dalla sconfitta con la Recanatese nella semifinale di due giorni fa a Viareggio. Ci sono tre piazze per le quali continua a regnare incertezza: L'Aquila, San Nicolò e Giulianova. All'Aquila il manager romano Gianluca Iussa ha calato l'asso nella manica Bruno Conti, nome di prestigio per dare credibilità al progetto tecnico, ma l'Aquila continuerà a fare calcio in D solo se saranno risolti i problemi di natura amministrativa, solo se ci sarà modo di gestire la massa debitoria e fare il passaggio delle quote sociali. Il tempo stringe, visto che siamo a due settimane dal termine per effettuare l'iscrizione in Serie D. Su questo ci sono ancora tante nubi. A San Nicolò invece è saltata la trattativa per la fusione con la Virtus Teramo. Ognuno andrà avanti per la sua strada, dunque con la conseguenza che il duo allenatore DS di Serafino Micciola sarà quello della Virtus Teramo in eccellenza, mentre il San Nicolò dovrà colmare i vuoti del comparto tecnico andando incontro ad un progetto sportivo meno ambizioso. Situazione non facile da decifrare anche a Giulianova. Una settimana dopo l'incontro tra il presidente Bartolini e Peppe De Cecco sono arrivate le dimissioni in blocco del DG Mimmo Vernacotola, della responsabile del rapporto con le istituzioni Libera D'Amelio e del responsabile dell'area tecnica ed ex allenatore Attilio Piccioni. Il presidente Bartolini iscriverà la squadra mentre prosegue il lavoro del consigliere comunale Ivan Costantini per trovare un gruppo di imprenditori locali che possano aiutare e rafforzare la compagine sociale in vista del prossimo campionato. Situazione di stasi a Francavilla. Il grado di impegno del presidente Gilberto Candeloro sarà più chiaro quando il patrono giallorosso avrà sciolto la sua riserva in merito all'ingresso nel Teramo. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Il TG6 si chiude qua, ma torna questa sera alle ore 19 con la seconda edizione. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.